Ciao ragazzi, oggi nuovo Davide Vlog. Sono in viaggio, andiamo in giro, andiamo per la precisione. Sto andando a Modena da Magica Bulla, che è un negozio di giocattoli, a quanto ho visto online, veramente enorme. Perché ci sto andando e vi ci sto portando? Allora, ci sto andando perché, scusate se non vi guardo, ma sto guidando. Ho messo la mia GoPro per bene appiccicata al vetro della macchina, vicino allo specchietto, così posso guidare tranquillo e sicuro e nel frattempo chiacchierarvi. Allora, sì, vi dicevo, perché ci sto andando? Allora, perché ho scoperto che lì hanno da poter provare, quindi in prova, i kart della Berg. Non so se li conoscete, sono dei go-kart, io li adoro. Li ho scoperti ad un parco giochi quando siamo stati con Nicolò e tutta la family in Austria, vicino a noi, che io sto in Friuli. E in questo parco divertimento abbiamo visto una pista con questi kart, che sono per diverse taglie, quindi per arrivare fino anche alla mia taglia XL gigantissima, quindi questo lo posso provare anch'io. Sono molto performanti, sono dei kart a pedali, dei veri e propri go-kart, ma a pedali, ma molto molto performanti, con ottima tenuta di strada, con cui fare delle oltre ad andare in giro, quindi come un kart, fare delle magari gare fantastiche costruendo delle piste con gli amici eccetera. Insomma, quando ho scoperto che c'era sto kart, ho detto ok, devo farci un salto. Più questo è un negozio di giocattoli grandissimo, quindi ci devo andare a dare una spulciata, per cui ragazzi vi ci porto anche a voi. Per cui termino il viaggio, cioè tra un po' sono arrivato, andiamo a dare un'occhiata e andiamo a fare una prova, un vlog dal vivo. Eccomi arrivato da Magica Bulla, ragazzi, andiamo dentro a vedere, ragazzi, perché so che mi aspetta il Super Berg. Andiamo, entriamo nel negozio, eccolo qua, già l'avete visto, lo so, ma salutiamo prima Ivan. Grazie Ivan che mi fai provare sto gioiellone incredibile. Salutiamo anche Rosa, facciamo gli educati prima, ciao Rosa. E questo lui, ragazzi, questo è l'Explorer Extreme, ragazzi, è un bestione, può tenere fino oltre a 100, arriva a 120 kg esatto, quindi può tenere anche me, ma io peso molto molto di meno per fortuna, quindi andrò molto molto veloce, ragazzi. E siccome lui è gigante, siccome è il negozio gigante, Ivan gentilmente ha detto che posso farmi un giretto con l'Extreme, giusto? Sì, all'interno, giusto, del negozio, quindi io approfitto, lo facciamo subito. Beh ragazzi, partiamo, è fantastico, c'è anche il cambio, dopo ve lo mostro, c'è anche il freno eccetera, ma prima facciamoci un girone qua dentro. C'è anche un corner Lego veramente fantastico. Oh, ci passo, vai, accelera. No, è aperta la porta del bagno, la devo chiudere, ci passo lo stesso. Ci passo. Vai, è super agile. Oh. I birilli sono miei! Prenda! Non è successo niente. È tutto normale. Ah no. Non è successo niente. Incredibile. Ed eccoci all'esterno, ragazzi, per la prova effettiva su strada del Berg Explorer Extreme. Allora, la pedalata avanti e indietro, ma serve anche da freno. Poi abbiamo, qui vedete, la possibilità di frenare anche a mano. È una specie, come dicevo, di freno gigante stile bicicletta. E qui tre velocità, quindi un po' come se fosse una mountain bike. Parafanghi qui sul retro, vedete che signor battistrada hanno le gomme, vanno veramente dappertutto. Il sedile può essere regolato, come? Basta semplicemente alzarlo, così, ecco. E vedete, ci sono vari tasselli per le differenti misure, quindi può essere usato veramente con un'ampia gamma di età. Lo vado a inserire bene, scusate, è bello anche pesante, è bello tosto. Forza sedile, entra, forza, ok, ci siamo. E poi ecco, vedete, il sedile è anche bello, non so se riesco a farvelo vedere, toccoso, scusate il termine, bello ergonomico, quindi potete anche starci sopra e fare delle super gare in totale comodità. Questo è lo sterzo, ottimamente sensibile, vedete, destra, sinistra, ok, e vedete come reagisce lo sterzo a livello delle ruote. Lo so che avete visto i birilli, sì, perché tra un po' faremo anche la prova di curva e vedrete anche che tipo di tenuta di strada ha proprio sulla strada.
Partiamo dalla prova di precisione di guida dei birilli, ragazzi, in cui si vedrà e metterò alla prova la mia precisione. Sì, la mia, perché in effetti la precisione del kart della Berg è assoluta. E anche la tenuta di strada. Avete visto qui alla fine dove abbiamo simulato questo tornantone, la tenuta è veramente ottima. Anche se acquistiamo un po' di velocità. La velocità, allora, quanto si può arrivare con questo kart? Allora, è un kart a pedali, quindi diciamo come una bicicletta, in teoria non ci sono limiti, tra virgolette, no scherzo, insomma. Diciamo, non arriva, anche per la conformazione, eccetera, alla velocità a cui può arrivare, secondo me, una bicicletta lanciata. Può arrivare, secondo me, questo modello assolutamente sui 25 all'ora, 30, se ci date dentro e ci pedalate per bene, ecco. Ha ovviamente non solo la retropedalata, ma anche un freno a mano, ovviamente, per frenare in totale sicurezza. Ci sono diversi modelli, questo è il modello, diciamo, proprio per che tiene anche pesi grandi come il mio. Poi si parte dai 2 anni in su, per cui ci sono diverse fasce d'età con diversi modelli, dai 2 a 5 anni, dai 4 a 12 anni, eccetera, con anche diverse tipologie di modello. E ci sono anche, per esempio, c'è il modello John Deere, c'è il modello BMW con una livrea molto più da corsa, eccetera. Ci sono veramente tantissimi modelli di kart della Berg, la possibilità anche modelli doppi in cui si può andare in due, possibilità di attaccare dei, come si chiama, dei carretti dietro, non mi veniva il nome, eccetera, per poter portare dei carichi. Insomma, ci sono, c'è tutto un mondo dietro che vi linko qua sotto nelle info. E poi la gara Davide Kart contro macchina, ragazzi. Diciamo che la partenza non è stata, fatto anche camera car con la GoPro, la partenza non è stata malissimo, perché come sempre quando in bicicletta, a volte anche quando siete a semaforo, siete più veloci delle macchine. Poi diciamo che mi ha sverniciato la macchina, però ragazzi, dai, non è andata malissimo, non è andata malissimo. Il bello è stata la sfida frenatona, ok. Il kart tiene, come dicevo, benissimo, quindi destra sinistra. La tenuta di strada è veramente veramente ottima. Bene ragazzi, ringrazio Ivan, ciao Ivan! Ciao! Ciao, ok, io continuo, quasi quasi torno a Udine con questo, perché è qualcosa di estremamente epico, ragazzi, è fantastico. Dovrei cambiare, ho le gambe che girano a mille, tipo cartone animato. E vi dicevo, allora, se avete domande, ragazzi, come sempre, allora, scrivete qua sotto nei commenti, nell'info video, se questo vlog senza mani, fatelo solo nel parcheggio dei negozi giocattoli degli altri, vero Ivan, ok? Allora, se questo video, se avete domande, sì, l'ho già detto nei commenti qua sotto, se questo video vi è piaciuto, un bel pollicione, non dimenticatevi di iscrivervi, anche faticoso, al canale YouTube Giochi per Bambini Ragazzi, per i prossimi video. Ciao ciao, Davide!